dirle, perché spesso vengono un po' accantonate, mi permetto di dire. Allora, perché il tema della sessuazione e della formazione dell'identità sessuale, a mio avviso, è così importante e fondativa? Perché, a mio avviso, partendo dal mio punto di osservazione, costituisce il nocciolo duro, costituisce il punto più irrevocabile che consente di rivolgere una critica radicale alla teoria gender, e cioè a quel variegato arcipelago, come dico in questo mio libro Sessualità Politica, in quell'arcipelago in cui il sesso biologico e il sesso percepito, l'identità di genere non coincidono, come se l'individuo potesse scegliere a quale sesso appartenere. Ecco, quest'idea, a mio avviso, oso qualcosa di più, forse no, però offre uno spartiacque essenziale nella storia del, come si può dire, del pensiero, nella storia della civiltà. Sullo sfondo ci sono le tecnologie, sullo sfondo, come dice qualcuno, c'è l'idea che la tecnologia soppianta la genealogia. Attenzione, questo è una cosa inquietante, è come dire che il figlio non riceve più nulla, perché i genitori, il padre, la madre, la società non ha più nulla da trasmettere, perché è la tecnologia che sopravanza. Questo poi la riprenderemo. Allora, dicevo, la sessuazione come qualcosa di assolutamente radicale, che contrasta radicalmente la teoria gender. Perché? Perché la sessuazione, allora dico due parole che cos'è, è quel processo psichico, direi inconscio, che si struttura dunque in una radicalità che si inscrive sul corpo, che si iscrive nel corpo psichico, nel corpo mentale, nel corpo e nell'anima, potremmo anche dire, si iscrive in un modo che risulta assolutamente, come dicono i giuristi, indisponibile al soggetto. C'è tutto un, sarebbe interessante riprenderlo, fare degli studi, c'è tutto un filone, insomma, no? Nella letteratura, nella filosofia, nel diritto, no? Tale per cui ciascuno di noi è venuto a questo mondo senza deciderlo, senza scegliere. Nessuno di noi ha potuto scegliere la famiglia in cui è nato, nessuno di noi ha potuto scegliere il corpo in cui nascere, maschio o femmina, nessuno di noi ha potuto scegliere la lingua, la parola. La lingua è ciò che ci consente di poter vivere, di poter esistere in quanto soggetti. Nessuno di noi ha scelto la memoria in cui si è trovato immerso fin dall'inizio, immediatamente. E dunque questo processo di sessuazione, che assolutamente non è indisponibile, e cioè vuol dire che, come dicono i giuristi, un individuo è soggetto, subjectum, assoggettato, ancor prima di poter dire io. Questo è un concetto giuridico. Sapete, il diritto, che è questa sapienza antica e assolutamente essenziale, distingue tra individuo, soggetto e persona. La teoria gender sovverte questa distinzione e propone soprattutto, appunto, il concetto di individuo. L'individuo può fare qualunque. È l'epoca in cui tutto è permesso, tutto è possibile, e alcuni parlano del post-umano. Il post-umano è la fine dell'umano, è una forma di nichilismo, a mio avviso. Per fare un piccolo esempio, no? Ogni volta che cito questa cosa, mi viene in mente questa cosa, dico: caspita, è enorme, è qualcosa di enorme che sfugge a noi stessi. E cioè, noi nasciamo dal corpo di una donna,
veniamo al mondo, non abbiamo coscienza né memoria apparente di questo evento, che lo vogliamo o no, i movimenti radicali americani direbbero: ecco, è la violenza che ci ha generato, no? Che lo vogliamo o no, riceviamo un cognome. Che lo vogliamo o no, ciascuno di noi porta per tutta la vita, in generale, insomma, in modo inestinguibile, il cognome del padre. Fino ad oggi, vedremo. Ciascuno di noi esiste ed è chiamato da altri con un cognome, è identificato dall'altro, dagli altri, dalla società, con un cognome. Qui, per fortuna, in questo ambito possiamo anche spaziare, il battesimo è qualcosa che, no, indica l'ingresso in una società simbolica umana. Ma non solo, ciascuno di noi, venendo al mondo, questo corpo informe riceve un cognome e riceve un nome. Questo nome indica se quel corpo è maschio o femmina. Questo, a mio avviso, ha un valore simbolico talmente forte che è costitutivo dell'umano, è costitutivo di qualcosa di assolutamente fondante l'umano. Appena un'osservazione straordinaria e notevolissima dal punto di vista simbolico, l'abbinamento, e cioè ciascun corpo, che lo voglia o no, riceve per tutta la vita un nome e un cognome che designa il nome del padre e il sesso di appartenenza. Allora, noi sembra una banalità, eppure, se voi provate a vedere nella storia dell'umanità, nel diritto romano e ancora prima tutte le varianti, nelle varie civiltà, nei sistemi di parentela, su tutto il globo, per giungere a questa semplicissima cosa per cui ciascuno di noi ha un cognome e un nome, ci sono voluti millenni. Ci sono voluti biblioteche molto più ampie di queste, di diritto, di logica, di antropologia, per giungere a questo. Un'altra cosa parallela a questo. Noi abbiamo un corpo, bene, sì, e pensiamo che il nostro corpo è maschio o femmina in base agli attributi che ritroviamo, che constatiamo. Allora, in un'epoca in cui si parla di postumano, di iperumano, di potenziamento umano, in America, no, c'è tutta, credo, uno dei filoni del profitto più bieco, multinazionali, il sistema assicurativo, il DSM, i vari movimenti, le varie fondazioni che finanziano gli ONG, no, eccetera. Dove puntano? Puntano a far sì che l'uomo si faccia da sé, che l'uomo sia questo, insomma, che lo scientismo possa realizzare quel sogno ottocentesco e romantico dell'homunculus di Faust, l'uomo che sorge dalla provetta, dal nulla, oppure Frankenstein. Quello che mi ha sempre colpito, Frankenstein è una pagina decisiva della nostra modernità. Quello che mi ha sempre colpito nel mito di Frankenstein, che è una creatura che per caso, per sbaglio, prende movimento, si muove e cammina, ed è un mostro, ed è percepito come mostro. Che cosa mi ha sempre colpito? Che noi diciamo Frankenstein, ma Frankenstein è il nome del medico che ha fatto questo esperimento, non è il nome del soggetto. Quel mostro non è un soggetto, non ha soggettività, è solo un mostro. Come dire, è l'immagine del postumano, è questa, no? È qualcosa che ci viene incontro, che noi nominiamo, ma lui non ha soggettività. E questo è orribile, non è terribile, è orribile. Dicevo, il corpo dunque che si fa da sé, eppure, lo dico semplicemente, ma sarebbe molto bello svolgerlo, eppure sul nostro corpo, quello che noi accudiamo ogni giorno, sul nostro corpo c'è una cicatrice
che si chiama ombelico, è una cicatrice, attenzione. Chiunque sa che dove c'è una cicatrice c'è stata una ferita, c'è stato un taglio, un buco, una lacerazione. Allora, l'ombelico è una cicatrice che indica, che è un segno che indica che io non mi sono fatto da me stesso, che io non vengo da me stesso, ma vengo da un altro. Allora, è bellissimo sentire bambini, no? Che esplorano il proprio corpo e dicono: ma che cos'è questa cosa, questo buco, ma questo avvallamento? E allora gli adulti dicono: ma c'era come il cordone ombelicale, che cos'è il cordone ombelicale? È un tubicino che ti collegava ad un altro corpo. Ah, caspita, io vengo da un altro corpo, ero alimentato da un altro corpo. Ah, e questo corpo come si chiama? È la mamma, è dal ventre, l'utero, la placenta. Ah, quindi vengo e ho potuto vivere grazie a questo tubicino. E poi i bambini potrebbero dire: ma perché questo corpo a un certo punto si è messo ad alimentarmi? Io da dove vengo, no? E allora il bambino scende e va più in basso dell'ombelico e trova questa cosa strana, che è il pene o che è questa fessura, no? E gli dico: ma quello è il sesso. Ah. E che cos'è il sesso se non il segno del fatto che noi cerchiamo un altro? Che noi, cioè, siamo fatti per un altro. E che dunque il bambino poi fa fatica a capire che il tubo che l'ha alimentato, il cordone ombelicale, è dovuto al fatto che la mamma ha incontrato il papà e quindi che c'è stato un atto, un incontro tra due prima di lui che ha generato il bambino stesso. Ecco, solo su questa cosa, se uno incominciasse a fare uno schema e ragionarci, viene una geografia simbolica, direi, densissima, no? Perché si tratta di differenze, di incontri di differenze. C'è questo autore, Fabrice Hadidi, che ha scritto questo libro, Che cos'è una famiglia, e poi gioca molto sulle parole. Allora lui dice: l'ombelico mi attacca a mia madre, il sesso mi attacca a mia moglie. No? Questo doppio giro, no? questa prossimità, questa vicinanza tra l'ombelico e il sesso. No? Ecco, allora ho parlato del cognome, del nome, dell'ombelico per dire, insomma, che noi non ce ne accorgiamo da adulti, no? Perché c'è l'inconscio, perché c'è una memoria psichica che si è strutturata in noi e dove, sapete, la memoria non è l'archivio, no? È come dire, qui c'è un archivio immenso di libri, ma non è una memoria. Attenzione, la memoria sarebbe se uno si mettesse a leggere o tutti o alcuni libri. Poi alcuni non si ricorderebbe più bene se li ritrova, se non li ritrova. Di alcuni sarebbe colpito di qualche aspetto. La memoria, cioè, è qualcosa di discontinuo, è qualcosa abitata dalla dimenticanza, dal ricordo, dell'allucinazione a volte. No? Io stesso dico: ma quella cosa lì lo trovo in quel saggio. Vado a leggere quel saggio e non lo ritrovo. Ma come? Per anni ho pensato che quella frase di Freud o di Lacan fosse lì. No, non è lì. Boh, e dico: me la sono sognata. Allora, quello che volevo dire è che appunto la sessuazione, questo processo che ci conduce all'identità sessuale, uno potrebbe dire nell'adolescenza, diciamo dopo l'adolescenza, diciamo l'identità sessuale, intendendo per identità sessuale qualcosa di psichico, cioè la consapevolezza psichica e matura di un soggetto che assume il proprio sesso, cioè che dice: caspita, sono un uomo,
sono una donna. E l'essere uomo o donna è un lavoro soggettivo, soggettivizzato, tale per cui uno dice, ecco, adesso beh, sono un uomo, mi metto in gioco in quanto uomo, mi metto in gioco in quanto donna. Con una mia soggettività, con delle mie preferenze, con dei miei progetti, con dei miei desideri. Ecco, quello che dicevo si oppone all'ideologia gender è questo, il fatto che ciascuno di noi attraversa, volendo o nolendo, ripetiamo, questo processo di sessuazione, che è un processo, quindi è sorprendente, che dura quasi 2 decenni. Sembra una bazzecola, quasi 20 anni. Perché dico 20 anni? Perché nella nostra identità, nella nostra soggettività più intima, questo ci sono degli studi di psicanalisti, di medici anche, dobbiamo anche calcolare nel tempo, per così dire, quello che è stato l'incontro tra un uomo e una donna che sono diventati mio padre e mia madre. Quante volte nella pratica clinica sento giovani o meno giovani che dicono sì, ma io invito allora, ma lei qual è la sua storia, da dove viene, la sua famiglia, ma mio padre, mia madre, ma come è avvenuto il loro incontro, ma si amavano, sì, all'inizio sì, dicono spesso, all'inizio sì. È come dire, c'è un buco, c'è un vuoto. Diventa impossibile, no? Talvolta in situazioni nevrotiche ricostruire o intendere che cosa è accaduto tra quell'uomo, quella donna che è stato mio padre e mia madre, tale per cui sono arrivato io. Quindi che cosa teneva legato il loro discorso, il loro legame? Ecco qui che ritorniamo sul tema dell'amore. Che tipo di amore era quello? Capita talvolta di sentire, no, anche di persone relativamente giovani, sì, però era la guerra, quindi il primo che si trovava ci si metteva assieme perché c'era la famiglia, e non c'erano sistemi di contenimento della natalità, per cui sono nato io, ma poi era morto mio fratello, hanno insistito, io sono nato al posto di un altro. Mi volevano, non mi volevano, mi desideravano, si amavano, si sono separati, si sono ricongiunti. Dei disastri immensi. Nonostante tutto, il figlio nasce e cresce. Ed evidentemente però queste vicende si iscrivono. Quindi nel processo di sessuazione, cioè quel processo inconscio che coinvolge ciascuno di noi per circa 2 decenni, occorre anche incominciare a pensare qual è stato l'incontro tra un uomo e una donna, anche perché se un uomo e una donna hanno progettato di fare un figlio e io sono l'esito di questo progetto, ma che progetto era? Su che cosa? No? E lì vediamo nella clinica aprirsi una, come dire, un mondo variegato veramente talvolta sorprendente, no? E troviamo tutte le cose più strane. Mio padre voleva un figlio maschio, allora 1, 2, 3, 4, 5 sorelle, poi sono arrivato io, e poi dopo un'altra sorella, oppure, no, insomma, varie vicende importanti. Allora, questo è nel discorso, è come dire che noi come figli esistiamo ancora prima di nascere nel discorso dei nostri genitori, perché le parole hanno una consistenza inconscia, le parole hanno un'efficacia, un'effettualità che si iscrive nello psichico. Questa, diciamo, come dire, è la vita prenatale. C'è poi la vita della gestazione, la vita intrauterina, e sappiamo benissimo, no? Effetti, gli esiti di ciò che riguarda l'acustico, il sonoro, la voce della madre che risuona nella pancia. Adesso elenco semplicemente delle tappe senza soffermarmi: la nascita,
la nascita, alcuni dicono il trauma originario è la nascita, l'accudimento della madre, il corpo della madre, attenzione, il corpo sessuato, perché ciascuno di noi viene da un organo sessuale, la famosa simbiosi, no? dove ciascuno di noi eravamo, lo dico in un modo particolare, dove noi eravamo lì, sospesi tra la vita e la morte, dipendenti dal fatto se qualcuno ci alimentava o non ci alimentava, in una condizione assolutamente indifesa, no? Alcuni, c'è tutta la teoria dell'attaccamento, no? Su questo c'è una marea di studi e di questioni. L'infanzia, i primi anni, il bambino si accorge che in casa c'è un altro che si chiama il papà, viene lì, mi porta via la mamma. Però il papà non è come la mamma, è fatto un po' diverso, ha la barba, ha delle cose strane, no? E dunque nell'infanzia è il tempo dell'Edipo, si direbbe classicamente, no? E cioè che il bambino percepisce che lui non è l'oggetto preferito della madre, non è un corpo sosia della madre che funziona a specchio, ma c'è un terzo, il papà, che rompe le scatole, che pretende, che chiede. E questo è l'Edipo che presuppone anche la differenza tra i sessi. Il bambino comincia a vedere da qualche parte una sorellina o un fratellino che anatomicamente sono differenti, che la sorellina non ha il pisello e invece lui ce l'ha, e allora si chiede: ma perché questa differenza? E mia mamma cos'è? Ce l'ha o non ce l'ha? No. E come mai alcuni ce l'hanno e qualche altri non ce l'hanno? Questo, per esempio, porta Freud per almeno un decennio, quando si occupa della sessualità infantile, ad assumere come questione essenziale, dice, la domanda dei bambini, tipica, classica, ogni volta: da dove, mamma, da dove vengono i bambini? Da dove vengono l'ombelico, la differenza sessuale, altri che stanno attorno alla mamma, eccetera. La pubertà è il tempo della crescita, della trasformazione, di un divenire. E la pubertà ha qualcosa di mostruoso per alcuni, no? Perché, come dire, io cambio voce. Pensate se noi adulti, mentre io parlo, a un certo punto.